Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy XVI per continuare la nostra caccia. Questo dovrebbe essere l'ultimo ricercato che posso fare al momento, per cui Nectar. Let's go. Allora, chiediamo le informazioni del Pyros. Se stai cercando un re Pyros, Cupo, se sì ho qualcosa che potrebbe interessarti. Ah, ok, niente, non... ok, va bene. Una spezza maledizioni diretta verso la riserva imperiale si è ritrovata per sbaglio nel mezzo della boscaglia, dove ha scoperto i resti di un'aeronave dei decaduti. Al suo interno si è imbattuta in una bestia simile a una grossa sfera di fuoco, che ha preso a inseguirla emettendo un urlo agghiacciante. La soldatessa in seguito ha identificato la creatura consultando un antico testo. Pur sostenendo con insistenza che la bomba da lei avvistata fosse almeno 10 volte più grande di quella raffigurata tra quelle pagine. Quindi, come potete vedere, c'è anche la corona con appunto il re Pyros. Jara Sunbreak. Posizione Jara Sunbreak. Attenzione. Quindi da questo lato dovrebbe essere... Eh no, perché Sunbreak è qui. Quindi da questo lato? Eh sì, è da questo lato. Infatti vedete, bersagli disponibili nella regione. Allora, fatemi vedere un secondo, perché... Allora, qui c'è una zona tutta particolare. Guardia Est. Allora, aspettate un secondo, fatemi rileggere. Perché lei ha detto che si è andata vicino al bosco, giusto? A Jara. Nel mezzo della boscaglia, dove ha scoperto i resti di un'aeronave dei decaduti. Al suo interno si è imbattuta in una bestia simile, ok. Quindi Jara Sunbreak in mezzo alla boscaglia, diretta verso la riserva imperiale. Quindi diretta verso la riserva imperiale, boscaglia. Quindi la riserva imperiale è da questo lato. Da questo lato. Nido di drago. Allora, la riserva imperiale. Torre di vedetta. Praterie reali, vedete qua effettivamente. Punto di Gregor, mano sacra. Occhio sacro, glorioso. Porta al fiume. Norvent, passo di Lombert, passaggio sotterraneo. Allora, questi no, perché questi in realtà sono tutti... Allora, per andare verso la riserva imperiale, io penso che sia la riserva imperiale, sia questa zona. Qua c'è il villaggio di Moor, qua c'è il cancello dei penitenti, ma a me non mi interessa. E non lo so, sapete, questo è un particolare come cosa. Potrebbe anche essere qui. Va bene, partiamo alla ricerca. Ok ragazzi, mi sono teletrasportato a Nido del Drago perché guardando meglio la mappa sono un vero cieco. Sono completamente cieco. Riserva imperiale. Eccola la riserva imperiale. Quindi, ed è questa stradina che io non ho sbloccato. Ecco perché non la vedevo. Quindi dobbiamo andare da questo lato e poi tecnicamente dovremmo trovare qua il nostro Pyros. Ci aggiorniamo tra poco. Eccoci qua, siamo a riserva imperiale e qua siamo praticamente nel bosco, vedete? Questo è il bosco che stavano appunto indicando come proprietà di Re Pyros. Aspetta, qui c'è una strada. Ecco, vedete, qui ci sono i resti e quindi mi sa che siamo qua. Attenzione. No, però questa non mi sembra un'aeronave. Ah, però ecco, no, aspetta, il Re Pyros? È lui? Eccolo. Vabbè, grado B non dovrebbe essere un grosso problema in realtà. Guarda un po' chi c'è. Salve, vostra maestà. Troppo lento.
Simpatico. Cioè, tra l'altro, è praticamente considerato come un nemico normale. Perché non ha neanche la barra del break, cioè è proprio... Aia. Però vedi, non si fa... No, viene considerato come nemico... Come nemico medio. Neanche come nemico grande. Kamikaze. Ah, madonna, ha fatto l'attacco kamikaze. Vabbè, non dovrebbe, vabbè, ormai ci muore da solo. Merda. Siamo decisamente più forti. Jedi. Esatto. Giustamente, grado B. Direi un po' deludente. Però è pur sempre ricercato e pur sempre mi serve appunto per la side quest che devo andare a concludere. Quindi... Ecco qua. Il tuo regno è finito. Ora c'è solo cenere. Esatto. Sembra quello che cerco. Vediamo e questa se ce n'è ancora. La dobbiamo portare per completare una side quest che, come potete vedere, avendo il più, sblocca una nuova feature nel nostro rifugio o nel nostro gameplay. Ma questo poi lo vedremo durante le mie partite principali, che vedrete anche probabilmente ritagliate nelle serie live Twitch. Quindi grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.